Bentornati amici di Genitorialità e Tecnologia, puntata numero 68, continuiamo nell'esplorazione dei lavori del futuro, delle professioni legate al mondo del digitale e dopo aver affrontato alcuni temi legati per esempio alla cybersicurezza, continuiamo su questo filone con un mestiere veramente molto molto affascinante. Parliamo dell'investigatore digitale, ne parliamo con Luca Ganzetti di Waylog. Dopo la sigla, quattro chiacchiere con Luca. Benvenuti a Genitorialità e Tecnologia, il primo podcast italiano che si occupa di uso consapevole della tecnologia in famiglia. Rieccoci amici di Genitorialità e Tecnologia, come promesso una bella chiacchierata sulle investigazioni digitali. Poi quando si parla di investigatori c'è sempre questa idea molto romantica appunto della persona che va in giro a pedinare, a fare, ma in realtà nell'era della tecnologia forse qualcosa è cambiato. Siamo qui con Luca Ganzetti. Io ho conosciuto Luca tra l'altro in una situazione particolarissima, nel senso che eravamo entrambi ospiti in una trasmissione dove parlavamo dello scandalo Facebook, della privacy a Espansione TV di Como. Lui è proprio di lì, ha l'azienda Waylog a Como. Benvenuto Luca nel nostro podcast. Buongiorno Gianluigi, buongiorno, è un piacere essere qua. Grazie. Allora Luca, che cosa fa un investigatore digitale? Ora, un investigatore digitale diciamo che è una professione che è nata ovviamente con il discorso internet, computer e tutto sul dato digitale. Quindi adesso tantissime attività, noi comunque siamo investigatori sia per esigenze private ma anche e soprattutto per le forze dell'ordine, per le procure. E quindi tantissime diciamo indagini vengono risolte proprio con l'investigazione digitale. In cosa consiste? Chiaramente noi abbiamo una preparazione informatica, quindi i miei tecnici sono ingegneri informatici di telecomunicazioni. E quindi sfruttiamo questo nostro know-how, quindi utilizzando dei software specifici per fare queste ricerche. Qui noi analizziamo tutti i device che conoscete tutti, quindi dal telefono al tablet, ai computer, a qualsiasi cosa che ha un dato memorizzato, e tramite le strumentazioni che sono certificate a livello diciamo delle forze dell'ordine andiamo a estrapolare i dati sia in chiaro che cancellati in base a un quesito particolare, in base all'indagine. Quindi Gianluigi, se voglio fare un esempio, dimmi tu. Ma sì, anche perché io sono andato a spulciare sul tuo profilo LinkedIn e viene fuori che addirittura più di 1000 casi gestiti. Ce ne puoi dire uno particolare per farci capire esattamente come si muove un investigatore digitale? Certo, ecco, un esempio, diciamo, posso citarne due che sono anche, diciamo, anche sono reati, comunque sono stati risolti a livello di investigazione digitale. Tutti sanno sì e sanno no che comunque io quando cancello qualcosa dal mio telefono, che può essere anche un messaggio WhatsApp, in realtà non viene cancellato. Poi adesso anche col discorso cloud, questo mio messaggio si replica ovunque. La nostra bravura è quella di usare questa tecnologia per andare a recuperare questi dati cancellati. Un esempio che adesso è diciamo frequente, il caso di stalking. Quindi chi va diciamo, a stalkerizzare le persone con tantissimi messaggi, insulti, che possono essere via WhatsApp, via Facebook, noi con i nostri strumenti chiaramente analizziamo sia il web e sia i device e andiamo a recuperare questi messaggi cancellati per poter andare a dimostrare diciamo, la prova per la denuncia querela. Un altro esempio bellissimo che abbiamo fatto nel caso di una rapina presso una banca. Un paio di anni fa è avvenuta una rapina a Como in una banca in un orario più o meno verso le 10:30 di mattina e successivamente dopo un'ora è avvenuta una rapina anche presso una banca di Cantù. Chiaramente noi abbiamo avuto l'incarico della magistratura e tramite appunto l'investigazione digitale siamo riusciti a trovare il colpevole. Come abbiamo fatto? Chiaramente quando un device è collegato in internet, quindi un telefono, un tablet o qualsiasi cosa, lascia una traccia. Quindi noi abbiamo analizzato i telefoni collegati, diciamo, nella prima rapina a Como, i telefoni collegati nella seconda rapina a Cantù, pensando ovviamente che diciamo, i furfanti siano stati gli stessi a compiere la rapina, e abbiamo chiaramente matchato, quindi trovati tre telefoni che erano presenti sia a Como che a Cantù. Tramite diciamo degli altri sistemi digitali, siamo dall'indirizzo IP, che è un numero unico che quando un telefono si collega all'internet lascia traccia, siamo riusciti a recuperare gli intestatari del telefono. E a questo punto i carabinieri hanno fatto le perquisizioni e hanno proprio diciamo risolto il caso della rapina. Questo è proprio un esempio semplice di investigazione digitale. Ok, quindi lavorate sia, ho capito bene, per le procure ma anche per i privati, cioè qualche privato vi chiede di fare delle investigazioni di questo tipo?
Assolutamente, soprattutto quando ci sono magari minacce, diciamo, tramite WhatsApp o tutti i sistemi social, qui noi autorizzati dall'avvocato procediamo a queste, diciamo, analisi sia nel web e nel cloud che sui device dei nostri clienti. Mi è capitato una volta quando chiacchieravamo di rimanere colpito perché mi dicevi che effettivamente se tu vuoi denunciare qualcuno perché magari ti ha insultato, quindi magari fare una querela, non puoi semplicemente prendere lo screenshot della schermata. Che cosa devi fare? Che cosa fate voi in quei ecco, casi? Giusta, giusta osservazione Gianluigi, infatti non è più come un po' di anni fa che bastava portare una stampa come prova, diciamo, di un... diciamo di una minaccia, di un insulto, di una diffamazione, perché chiaramente adesso anche i tribunali si sono adeguati al discorso digitale. Cosa significa? È ovvio che se io faccio uno screenshot con una persona, un privato fa lo screenshot, diciamo, del messaggio, questo messaggio può essere modificato con qualsiasi strumento, un esempio dei tanti è il Photoshop. E quindi a livello di prova non ha nessun valore perché è modificabile. Noi usiamo degli strumenti che vanno a certificare proprio, diciamo, che il file non è stato modificato e andiamo a creare la nostra relazione che può essere usata in sede dibattimentale di processo. E invece per quanto riguarda le aziende, ti faccio questa domanda per far capire le potenzialità veramente alte dal punto di vista, diciamo, lavorativo, di carriera e nel futuro. Quindi anche le aziende vi chiamano. Perché vi chiamano? Noi, ecco, le aziende ci chiamano soprattutto per un sacco di truffe che avvengono tramite internet e quindi, diciamo, un altro campo che possiamo consigliare ai nostri ascoltatori ragazzi è il discorso di studiare per la cyber security, quindi essere sempre degli informatici, chiamiamoli anche investigatori digitali, per evitare che le aziende subiscano delle truffe via internet, e ce ne sono tantissime. Quindi vengono violati gli account tramite dei virus, vengono modificati magari dei documenti con delle coordinate bancarie e vengono fatte queste truffe a livello bancario. E ancora di più che, come sai benissimo Gianluigi, che eravamo presenti alla trasmissione assieme, con l'avvento del GDPR, quella nuova normativa sulla sicurezza dei dati, qui c'è veramente spazio per tante persone per specializzarsi proprio sulla sicurezza e sulla cyber security delle aziende. Dicevi minacce esterne per quanto riguarda le aziende, ma mi sembra anche una volta di aver capito che ci sono anche un po' di problemini con qualche dipendente che fa il furbetto. Fate indagini anche da quel punto di vista, vero? Soprattutto, diciamo, all'interno dell'azienda si chiama proprio spionaggio industriale, quindi magari c'è qualche furbettino dipendente che magari lavora per un'altra azienda portando all'esterno dell'azienda dati sensibili dell'azienda. Quindi il nostro incarico è andare a innanzitutto capire cosa fa il dipendente infedele e poi andare a certificare quello che non era autorizzato a prelevare e come l'ha spinto fuori dall'azienda, quindi tramite internet, tramite tutti i servizi di WeTransfer, tramite chiavette USB, perché comunque qualsiasi cosa viene fatta su un PC o su un telefono lascia comunque sempre una traccia digitale. Difatti il nostro motto è che ogni traccia è rintracciabile a livello digitale. Beh, da questo punto di vista, quindi, mi sembra di capire che abbiate una vita lavorativa abbastanza eccitante, perché tra pedinamenti, tracciamenti, analisi, scopertura di device, ma da questo punto di vista immagino che la dotazione tecnologica sia sempre all'avanguardia. Dove li prendete gli strumenti per fare il vostro lavoro? Oh, il nostro lavoro è affascinante perché non c'è mai un caso uguale all'altro, quindi c'è tantissima, noi la chiamiamo intelligence, quindi bisogna proprio ragionare, fare dei briefing per trovare lo strumento migliore per raggiungere l'obiettivo. Quindi io personalmente e anche i miei collaboratori fanno sempre corsi di aggiornamento, ma soprattutto noi ci muoviamo nelle fiere internazionali proprio specifiche per questa digital forensic, per recuperare strumentazione ed anche software per fare queste attività che sono in continua evoluzione. Chiaramente non bisogna stare fermi, chi si ferma qua proprio non è per è vero che da questo punto di vista al top ci sono gli israeliani? Allora, noi siamo stati i primi in Italia a importare e a distribuire un prodotto che si chiama Celebrite. Celebrite è, magari tanti non lo conoscono, però è uscita proprio, diciamo, alla ribalta quando ha sbloccato un iPhone di un terrorista in America, San Bernardino. Quindi con questo strumento israeliano riusciamo anche a bypassare i PIN dei telefoni.
per le informazioni utili alle indagini. Porca miseria, allora, guarda, veramente molto molto interessante. A questo punto la proposta che faccio è di lasciare comunque un riferimento nei, diciamo, nelle note di questo podcast per il vostro sito, così per andare a vedere tutto quello che fate. Ho trovato anche un articolo di Click Lavoro, quindi praticamente del Ministero, dove tra le figure più interessanti c'è proprio questa dell'investigatore digitale con qualche informazione. Sul sito, per esempio, dicono che dal punto di vista della preparazione forse si predilige una formazione, diciamo, di tipo universitario in ingegneria elettronica, forse in informatica. Concordi? È da lì che concordo, pescate. Diciamo che la facoltà giusta, corretta, è sia informatica che delle telecomunicazioni, perché adesso tutto il discorso internet fa parte proprio, diciamo, delle telecomunicazioni. Quindi un ragazzo che è preparato anche con una triennale, con queste basi, assieme a noi lo riusciamo a farlo crescere applicando quello che ha imparato proprio nell'investigazione digitale. Beh, poi mi dicevi che comunque c'è tutto un percorso di continuo aggiornamento, corsi specifici. Assolutamente. Ok, con una, diciamo, uno studio continuo, perché effettivamente poi gli strumenti sono sempre... Ecco, poi è anche divertente, dimmi, perché chiaramente noi applichiamo sia la tecnologia, ma anche la tecnologia vista dal punto di vista legale, di leggi, quindi siamo anche dei mini avvocati, perché dobbiamo comunque andare a prepararci con le nuove leggi che escono sul discorso digitale per non fare passi falsi nella nostra investigazione digitale. Quindi non è sufficiente recuperare il dato, ma va recuperato in maniera certificata, che non venga contestato poi dopo in fase di processo in tribunale. Quindi un'idea poteva essere anche quella di dire: ok, se volete fare questo mestiere, quel percorso è ok, ma noi lavoreremo sempre di più con chi ha studiato giurisprudenza e si è specializzato in diritto del web, in diritto online. Esatto, sono delle nuove specializzazioni che stanno proprio uscendo nelle università, quindi anche gli avvocati si devono adeguare con questa nuova tecnologia dibattimentale. Certo, allora Luca, è stato veramente molto interessante. A questo punto pubblichiamo tutte le informazioni riguardo a te, riguardo all'azienda che, ripeto, si chiama Waylog, è da sede a Como, nelle note del podcast, e a questo punto magari ci sentiremo più avanti per raccontarci magari qualche altra avventura, o magari per dare qualche dritta ai genitori che stanno ascoltando il nostro podcast. Grazie ancora, ben volentieri. Luca. Grazie. Va bene, grazie Gianluigi, alla prossima. Ciao. Buona giornata. Ciao a tutti gli ascoltatori. Per tutte le informazioni su genitorialità e tecnologia visitate il mio sito www.gianluigibonanomi.com.